Alleluia, grazie Marzio, grazie Maurizio, grazie per questo momento di preghiera. Siamo sicuri che il Signore è davanti e benedirà tutte le cose. Gesù è il Signore. Adesso possiamo entrare nel messaggio di oggi, di cui tema è chi manderò e chi... Darò inizio e dopo il nostro fratello Cesare Antonelli darà proseguimento. Adesso alzeremo le mani, uniamo le ali per essere nella stessa direzione, coperti e insieme, coordinati. Teniamoci le ali, che siamo nello stesso incarico di questa conferenza. Questa conferenza è stata caratterizzata dalla parola profetica, perché stiamo vedendo il libro di Apocalisse e siamo nell'era dell'Apocalisse. Giovanni ha visto... Qui non parlerò tutti i messaggi, ma volevo evidenziare dei punti e applicazioni. Ma Giovanni ha visto un trono e in questo trono è pieno di energia, perché Dio è in questo trono. Questo trono è la fonte di ogni energia. E in questo trono ci sono tante cose. Tanti fenomeni naturali. E in questi giorni abbiamo visto una lezione di fisica, tanti lampi, tuoni, tanti fenomeni naturali. E tutte queste cose sono nei cieli. E questi lampi, voci e tuoni, come dice in Apocalisse 4:5, queste cose stanno accadendo lì. E davanti al trono ci sono sette torce di fuoco, che sono i sette spiriti di Dio. Quindi, fratelli, abbiamo lampi come queste scariche elettriche, con tanta potenza, con tanta energia. Il nostro Dio è un Dio energetico e Lui vuole portarci questa energia. E quando arriva alla terra è fuoco. Come abbiamo letto in Luca 12, il Signore è venuto per lanciare fuoco sulla terra. E in questo contesto di fuoco sulla terra, lampi, non sarebbe... Non auguriamo che... In questo contesto, auguriamo che un fulmine cada nella nostra testa. Perché? Non per ucciderci, ma per bruciare tutto quanto non è di Dio. E se il fulmine cade due volte sullo stesso posto, è bello anche questo. Io auguro che il fulmine cada sull'Europa, nelle nostre teste, perché il fuoco possa venire a bruciare, a illuminarci. Quando vediamo il fuoco, vediamo sempre con questo senso che viene per illuminare, giudicare. Il Signore si presenta come che ha sette occhi e che i suoi piedi sono puliti. È fuoco, fratelli, e questo fuoco sono nel sette spiriti di Dio, come dice in Apocalisse 4:5. Adesso parlerò di Apocalisse 5:6, che dice che in mezzo ai troni ci sono, tra le creature viventi c'è l'agnello,
e questo agnello come morto, abbiamo il tavolo del Signore, l'esperienza del Signore che è morto, come l'agnello pasquale. Lui aveva 7 corna, lui è potente. E 7 occhi, che sono 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Grazie al Signore che qua c'è l'aspetto del fuoco per illuminare, per giudicare e per purificare, fratelli. Loro cambia il nostro stato. Io credo che, prima stavo parlando del centro dell'opera, io sento che quando entriamo in questa esperienza del centro di opera, il Signore ha sollevato tutta questa situazione di pandemia come fuoco per purificarci. E io credo che questo fuoco cambia la forma. Chi tocca nel fuoco non è più lo stesso. E lui, quando entra, cambia il nostro stato. E una cosa che il Signore vuole cambiare nel nostro stato è uscire dal nostro stato di individualismo. Quando vediamo gli esseri viventi, non possiamo essere egoisti, pensare solo nelle nostre cose, ma entrare in uno stato di generosità, di aprire il cuore e pensare alle cose di Dio al primo posto. Perché sicuramente delle altre cose Lui se ne prenderà cura. Io ho bisogno del fuoco in questo momento per andare più piano, per amore ai fratelli che stanno facendo le traduzioni. Questo è una lotta per me stesso, fratelli. Ma questi 7 spiriti di Dio che sono in Apocalisse 5 e 6 sono stati inviati per tutta la terra. E questo è un punto cruciale. Nei cieli ci sono i lampi, voci, tuoni, ma qui sulla terra il Signore ha anche i suoi 7 spiriti che sono intensificati, che sono completi. Il 7 non denota soltanto un'intensità per la fine dei tempi, ma anche è un numero completo, è la completudine da parte di Dio. E questo spirito è stato inviato non solo nel Brasile, nelle Americhe, ma anche in Africa, Asia e anche a noi qui in Europa. Tu sei uno di questi che ha lo spirito dentro di te per poter bruciare, per poter essere questo che è caldo. Abbiamo visto precedentemente che al Signore piacciono le cose calde, non tiepide, come la Chiesa all'Odissea. E questo bruciore ha a che fare con il nostro amore anche. Perciò in Apocalisse 5 e 6 lui è l'agnello di Dio, perché vuole infondere l'amore in noi, perché possiamo bruciare per le sue cose. Quando abbiamo questo amore, noi saremo motivati, saremo toccati per la sua natura, perché Dio è amore. Ma per noi, fratelli, è una motivazione collaborare con il Signore sulla terra. È quello che Paolo ha detto a Timoteo, in 2 Timoteo 1:6, di ravvivare il dono che è in te, è accendere la fiamma. Dio non ci ha dato spirito di paura, ma di potenza al primo posto. È tanta potenza, è tanta energia, ma Lui ha messo anche dentro in noi, vuole mettere dentro in noi uno spirito d'amore anche, di potenza, di amore e di moderazione, di equilibrio. Il Signore vuole riempirci con la sua natura, che è amore. E per questo abbiamo visto in Ezechiele 1 l'operare di Dio che va in zigzag davanti con le ruote in Ezechiele 1. Non vado là perché sennò non finisco il messaggio, ma quello che voglio dire a voi è che in questa parola della conferenza è una parola profetica, è una parola che
proviene dal trono di Dio, per mezzo dei suoi profeti, iniziato con Ezra, dopo con Pedro, dopo il nostro fratello Josman e Joxmar, domenica, lunedì, il fratello Alexandre e Tariq, ieri anche questa parola per le coppie, così importante, fondamentale, di tanto aiuto per mezzo dei nostri fratelli Solomon e Mario. Quindi, fratelli, quello che voglio ricordarvi è che questa parola profetica è diretta a noi, perché lo Spirito che è stato inviato per tutta la terra, lui vuole portare questa parola profetica perché noi possiamo essere connessi con il Signore, con il nostro Dio, che è tutta questa fonte di energia, che noi possiamo, per mezzo della parola profetica, guadagnare questa direzione, come Pietro, seconda Pietro 1,19, questa parola è come una lampada che brilla nelle tenebre. Lei ci fa vedere la direzione. Io ho chiesto al Signore che mi desse una esperienza sulla Bibbia. Io mi sono ricordato di Luca 24. Mi piace così tanto. Io amo questo capitolo, tutto questo capitolo. Varrebbe la pena parlare di tutto questo capitolo, però io non ho tempo. Io resterò soltanto... Dirò solo il contesto, che il Signore era morto, era già risuscitato e i discepoli sono usciti da Gerusalemme e loro erano preoccupati delle notizie e discutevano. Io vi dico che in questi tempi non mancano notizie cattive, notizie che che ci danno preoccupazioni, che ci mettono in ansia. Perciò è importante essere collegato alla parola profetica, perché altrimenti la fine è discussione. I discepoli, come seguaci del Signore, erano preoccupati, discutevano e loro avevano gli occhi impediti anche di vedere le cose come dovevano vedere, perché erano preoccupati. E il risultato di questo è rattristamenti. E questo è nel versetto 17. Dove voglio arrivare è che il Signore è apparso. Amen. Il Signore è apparso. La parola di Dio, colui che è pieno di energia, che è l'agnello di Dio, che è pieno d'amore. Oggi, in questo fine dei tempi, abbiamo bisogno di quella parola che Paolo dice a Timoteo: grazia, misericordia e pace. Quindi il Signore è pieno di misericordia, pieno d'amore, e così lui è apparso ai suoi discepoli e loro erano in strada verso Emaù. Era un paesino sotto, è come se dovessero scendere da un monte per arrivare alla valle. Questa è la condizione quando non siamo collegati con quello che il Signore sta parlando, la sua parola. E per loro, il Signore parlava con loro sulle scritture. Ogni volta che il Signore appare, è sempre bello spendere del tempo. Dobbiamo chiedere al Signore di restare sempre un po' di più. Dobbiamo sempre estendere la comunione, pregare di più, dare questo tempo che il mondo vuole sfruttare. Dobbiamo spendere con il Signore. Il Signore ha parlato ai discepoli, ha rotto il pane con loro e quando loro hanno aperto gli occhi, hanno visto che era il Signore. Il versetto 31. Nel versetto 32 è il punto che mi lascia abbruciare. Spero che anche voi
possiate bruciare, che la parola bruci nel nostro cuore. Quindi Luca 24:32 dice: ed essi dissero l'uno all'altro, è questo che dobbiamo fare, fratelli, dire l'uno all'altro. Piuttosto che oltre a avere un buon deposito, dobbiamo dire l'uno all'altro. Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi? Fratelli, se la parola non, non brucia dentro di noi, se la parola non entra in noi, la nostra vita, il nostro matrimonio andrà a rovine. Se il Signore non è con la nostra vita economica, andrà sempre in rovina. E stiamo ascoltando queste parole perché siamo nei tempi di Apocalisse. Il Signore vuole generare una chiesa vincitrice, che noi siamo qui in Europa per collaborare con questo. La nostra reazione deve partire dal cuore, frutto della parola profetica. È la parola che il Signore sta parlando con noi in questi giorni, in abbondanza. Mentre Egli ci parlava per la via, ci spiegava le scritture. Questo vuol dire che dobbiamo ricordare la parola mentre quando ci svegliamo, durante il nostro giorno, la parola della lettura della Bibbia, la parola dell'alimento quotidiano. E qui continuo. Mentre Egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture, è una domanda che loro hanno fatto l'uno all'altro. E dopo la reazione. Noi cambiamo il nostro stato, noi cambiamo la nostra direzione. E il versetto dice, e alzatisi in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme. Fratelli, dobbiamo sempre tornare dove accadono le cose. Quando siamo nell'unanimità, nell'unità con i fratelli, non vogliate essere isolati, essere da parte. Abbiamo visto che nell'era di Apocalisse c'è un isolamento tra il cielo e la terra, che è questo strato refrattario, che impediscono che il Signore venga alla terra, ma possiamo anche essere un fattore isolante. Perciò dobbiamo tornare, come i discepoli hanno fatto, che tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro. Questo era il luogo, la posizione dell'unanimità dove Dio può parlare e dove Dio vuole fare la sua opera, dove Lui invierà il vento tempestuoso per riempire i discepoli, perché loro possano uscire e predicare il Vangelo, fratelli. Con base in questa introduzione della parola profetica, camminiamo verso Isaia 6. Abbiamo parlato della questione di ardere il cuore. Le cose in cielo stanno accadendo, ma devono arrivare anche sulla terra. È qui sulla terra dove devono accadere le cose e dove Dio aspetta una nostra reazione. I discepoli hanno reagito, sono tornati a Gerusalemme con il cuore che bruciava. Dobbiamo aumentare la nostra temperatura, non possiamo essere plasmati con i sintomi della iniquità, ma dobbiamo riscaldare i nostri cuori con la parola. Qua in Isaia, anche qua, avrò bisogno di tanto il bruciore dello Spirito. Aiutatemi in preghiera, perché questo capitolo, fratelli, apre con il trono. La prima cosa che Isaia ha visto, che dobbiamo vedere, è il trono. È che l'autorità massima e chi è seduto in questo trono
questo trono ha a che fare con la giustizia. Chi è seduto lì è un uomo giusto. Il primo punto è la giustizia. Genesi 3, il Signore ha chiuso il giardino con la spada, che ha a che fare con la giustizia. E la spada era fiammeggiante, che ha a che fare con la gloria e con la giustizia. Quando guardiamo Apocalisse, vediamo i cherubini. Quando vediamo Isaia, vediamo i serafini. Quindi i cherubini denotano la gloria del Signore e i serafini la giustizia. Nel versetto 2 di Isaia 6 dice che era un ambiente di santità dove Dio è giusto e Dio è anche santo. Noi abbiamo bisogno di questa santità, fratelli, perché senza di lei nessuno vedrà il Signore, nessuno si incontrerà con il Signore. Oggi il Signore sta lavorando in noi in modo intenso, con fretta, e vuole generare in noi, vuole farci di noi un povo santo, un popolo santo, una chiesa gloriosa, un popolo santo e senza difetti. Il Signore sta facendo questo con noi. Il versetto 3 dice, scusate, torno ancora al versetto 2, che i serafini, ognuno aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi, con due volava. Quattro si coprivano e due, solo due servivano per volare. Questo, fratelli, è stato meraviglioso. Io voglio incoraggiarvi a sentire questi messaggi. Ascoltate i messaggi, il messaggio 1, 2, 3, 4, quella di per le coppie di ieri, riascoltatele, perché ci portano tanti principi per la nostra vita. E qui questi serafini ci danno dei principi. Il principio che dobbiamo nasconderci nel Signore, che non possiamo apparire troppo, che dobbiamo essere collegati, coordinati. Perciò, fratelli, vi chiedo che cambiate il vostro tempo di internet, di vedere qualcos'altro, ma per ascoltare i messaggi, perché sono messaggi direzionati al continente europeo, per me, per te, per tutti noi qui. E questi serafini, nel versetto 3, gridavano, santo, santo, santo è il Signore. Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Proclamate nelle vostre case, santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Che meraviglia, fratelli. Lui è santo e deve essere santificato, glorificato. Oh, Signor Gesù, questi esseri viventi, queste creature possono esultare, possono stare fuori di sé, sono infiammati, stanno bruciando. E quando noi siamo in questa condizione, possiamo dichiarare che il Signore è santo tante volte. E quindi, fratelli, passerò al versetto 5. Allora io disse, è la reazione di Isaia. Questa risposta di Isaia mi ha toccato tantissimo. Perché Isaia dice, allora io disse, dobbiamo dire anche noi, perché il Signore è santo, perché il Signore è seduto sul trono, giusto e santo e pieno d'amore, dobbiamo imparare a avere un rapporto tra di noi. Non possiamo arrivare in un modo qualsiasi. La prima cosa che Isaia ha detto è stato, guai a me,
Guai a me, sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure. Perché quando lui guarda il Signore, vede la sua gloria, la sua santità e la sua giustizia, e dice, guai a me. E lui fa una confessione, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure. E i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Fratelli, questo deve colpirci, fratelli. Siamo peccatori. Abbiamo la lingua velenosa, labbra impure, labbra che dovevano esaltare il Signore, esultare, ma ci lamentiamo come gli israeliti nel deserto che attiravano le serpenti. Ci lamentiamo di troppe cose. Ci lamentiamo del Signore, della leadership. Quindi, fratelli, così il Signore manda le serpenti. Ma l'amore del Signore ci fa riconoscere che se abbiamo le labbra impure e abitiamo in mezzo a un popolo delle labbra impure. Ma il Signore è colui che vuole fare qualcosa in noi. I serafini, nel versetto 6, volò. Quello che mi impressiona è che la nostra reazione sulla terra, mentre riconosciamo la nostra condizione, lei fa sì che ci sia una reazione anche nei cieli, dove sono i serafini, in quell'ambiente di santità. Volò, uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare. Proviene dall'altare, dal trono di Dio. E lui, con le molle dall'altare, ha portato un carbone ardente. Perciò parliamo tanto di fuoco, che questo carbone tocca la nostra bocca. E mentre tocca la bocca, ecco che questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Ogni volta che confessiamo, ogni volta che riconosciamo la nostra condizione, il Signore, dal trono del Signore uscirà un serafino che ci toglierà l'iniquità di dentro di noi. E questa iniquità fa sì che il nostro amore si raffreddi. È questa iniquità che fa sì che tutta l'umanità si raffreddi. Matteo 24,12 dice che l'amore di tanti si raffredderà. Ma quando riconosciamo, il Signore porta un carbone ardente dall'altare per togliere questa iniquità e fare con che la fiamma dell'amore sia ravvivata, rinnovata. Oh, Signore Gesù. Fratelli, ci vuole tanto fuoco. L'iniquità è stata tolta e il peccato è spiato. Tante volte i peccati non vengono perdonati per mancanza di confessione. Vogliamo servire Dio, ma senza trattare con la questione del peccato. Quindi l'iniquità è stata tolta. Dobbiamo aver cura che l'iniquo, il mistero dell'iniquità, opera già in modo forte, con l'inganno, con le menzogne. E questi sintomi dell'iniquità. Ma in 2 Timoteo,
dice che le giornate sono difficili, ma sono difficili perché le cose diventano difficili non per via della situazione che ci sta attorno, ma per l'egoismo dell'uomo. Ognuno pensa in se stesso, solo se stessi. Tutte queste cose ci sono in Seconda Timoteo. Sono quelli che amano i soldi, le ricchezze di questa terra. Tutte queste cose sono motivi che raffreddano il cuore. Amore al denaro, che è la radice di tutti i mali, come è detto in Timoteo, e ama i piaceri. Quindi in questo periodo di isolamento, quello che vediamo di più sono le persone che non stanno attente per le strade, semplicemente escono per fare tutte le cose che non hanno fatto durante l'isolamento. Fanno tutto in modo non santo come vorrebbe il Signore. Non, senza valorizzare il matrimonio, senza visione del matrimonio, senza obbedire i limiti che il Signore ha stabilito. Quindi è una vita senza vigilanza, come nei tempi di Noè, di mangiare e bere. E questa è l'iniquità che opera già. Ma grazie al Signore che viene il fuoco dell'altare, che viene a bruciare il fuoco l'iniquità. Il versetto 8 finalmente dice: poi udì la voce del Signore che diceva: ora sono purificato, sono santificato, con questi passi il Signore adesso si preoccupa con quello che vuole fare e che ha bisogno di fare. I sette spiriti sono stati inviati. I sette spiriti vuole trovare in me e in te persone in questa condizione. E il Signore chiederà: chi manderò e chi andrà per noi? Guarda che domanda, fratelli. Il Signore sta chiedendo, sta domandando. Io ho una necessità e devo portare questo Evangelo, le buone notizie a tutta la terra. Il Signore vuole portare all'umanità il fuoco del Vangelo, perché possiamo essere energizzati, infiammati, dinamici. E perciò lui chiede: chi manderò e chi andrà per noi? Qui sta tutta la Trinità coinvolta. Dopo passare per questo processo di purificazione, di essere illuminato, di essere purificato e di ricevere l'infusione del fuoco dell'altare, dove il cuore passa a bruciare, Isaia dice: eccomi, manda me. Non possiamo guardare attorno a noi chi andrà, ma la mia e la tua reazione deve essere: eccomi qui in Europa, eccomi qui come parte di questo esercito. Eccomi qui, Signore, per fare la tua volontà, come il Signore dice in Ebreo. Eccomi qui, Signore. Allora il Signore dirà: va e di a questo popolo. Ma il fatto è che Isaia doveva andare verso il popolo. Il popolo aveva viveva nell'iniquità, aveva un cuore irrigidito. Ma vorrei incoraggiarvi che il Signore ha pregato per questo, che noi possiamo essere questi inviati, energizzati e dinamici.
Ma il fatto è che in Giovanni 17, leggiamo Giovanni 17, il Signore sapeva dove saremmo stati messi. Nel versetto 14 lui ha pregato. Il Signore ci sta dando la tua parola. Parola profetica in abbondanza. Il versetto dice: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati. E il mondo li ha odiati perché non sono del mondo. Noi abbiamo sperimentato l'agnello, ora siamo di Dio. Siamo stati comprati da un prezioso sangue, non siamo da questo mondo. Perciò il mondo li ha odiati, perché loro non sono del mondo come anch'io non lo sono. Il Signore non è di questo mondo, Lui è venuto dal cielo e noi siamo parte di questa entità divina, celeste. Il versetto 15 dice: non prego che tu li tolga dal mondo. Noi non usciremo dal mondo, dobbiamo continuare normalmente la nostra vita, ma che tu li preservi dal maligno. E il Signore ci custodisce dal maligno, delle trappole, del Covid, di tante altre cose, cari. Il versetto 16 prosegue: essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Loro non sono e neanche io lo sono. Il 17 dice: santificali nella verità. Fratelli, questa verità è la parola che sta sendo, che viene detta, che il Signore ci sta portando ogni settimana, che il Signore ci sta parlando e sta portando veramente il vero camion delle buone notizie. Ci sono le verità nel canale dell'Istituto Vita per Tutti, del Life for All Europe, e la tua parola è la verità. E questa parola ci santifica, ci separa e porta gli elementi santi nella nostra vita. Il versetto 18 dice: come tu hai mandato me, anch'io ho mandato loro nel mondo. Adesso sì, fratelli, siamo stati inviati. Io e te siamo nella condizione di inviati. E inviati perché dobbiamo portare qualcosa che il Signore vuole che questa terra ascolti, che è il suo Vangelo. Lui ha nel suo cuore un desiderio. Brucia nel suo cuore, perché noi siamo stati creati per la perdizione, ma per la salvezza, come dice in Tessalonicesi. Non siamo stati creati per andare al lago di Zolfo, ma siamo stati creati per sperimentare la grande salvezza che il Signore sta dando a noi. Questo Vangelo, fratelli, è la potenza di Dio. Romani 1,16 dice che il Vangelo è la potenza di Dio, è l'energia che proviene da Dio, è tutto quel fuoco che arriva sulla terra per far bruciare il nostro cuore. Questa è la potenza di Dio per la salvezza di tutti quanti credono, prima dai giudei e dopo dei greci. Quindi è per i giudei e per i greci, che rappresenta le nazioni pagane, è questo che il Signore aspetta di noi, che siamo questi inviati. Romani 17, Romani 17, no, Romani 1,16. No, scusate. Il cuore è importante e anche la bocca. Romani 1,14. 10,14. Oh, Signor Gesù. Come invocarão aquele que não creram?
2,14. Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? Dio desidera che ogni uomo sia salvato. E questo è in 2 Timoteo 2,4. Dio desidera che ogni uomo sia salvato e arrivi alla piena conoscenza della verità. Questo è nel cuore di Dio, è salvare l'uomo. Lui ci ha salvati e adesso vuole che siamo questi inviati per salvare altri. E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirle parlare se non c'è chi lo annunci? Questo siamo noi. Dobbiamo annunciare, portare questo fuoco a questo continente, perché tutta la gente possa ricevere questa energia, questa potenza che è in Dio, che arrivi anche alla vita delle persone. E siamo qui per essere uno con il Signore in questo proposito. Gesù è il Signore. Cesar, adesso tocca a te. Amen, fratelli. Amen. Gesù è il Signore. Realmente o Glimório podia continuar voando, viu? Aqui, amém, Jesus, o Senhor, o fratello Glimaldi poteva continuar volando. Onde um vai, ali à frente. Abbiamo le ali collegate, e dove uno va, l'altro lo segue. Grazie al Signore perché siamo con le ali collegate e seguiamo sempre avanti. Grazie al Signore. Stiamo concludendo questa conferenza di primavera 2021. Avevamo tante aspettative di avere questa conferenza presenziale, ma non è stato possibile. Ma stiamo volando insieme. Ma io vorrei fare una previsione del tempo. Oggi inizieremo con la previsione del tempo. La previsione del tempo per la primavera in Europa sarà calda, con molto fuoco. E l'estate sarà più calda ancora. Alleluia! Alcuni dicono che, a volte le mie figlie dicono che si dimenticano dell'estate, che saltano dalla primavera all'autunno. Tanti luoghi sembra che si sia dimenticata l'estate, ma noi abbiamo un fuoco dentro di noi. È questo che il fratello Glimaldi ci stava dicendo. E che oggi abbiamo visto. Oggi è la sesta riunione della nostra conferenza. In 5 riunioni, 4 messaggi e anche ieri quel momento meraviglioso per le coppie dove c'è stata quella fiamma scaldando. Il nostro servizio non è isolato, è un servizio collettivo. E questa fiamma, questo fuoco, nella prima riunione, il fratello Estra ha messo fuoco. Ma fin dalla prima riunione ha dato fuoco. E questo fuoco, l'origine, è nei cieli. E oggi vogliamo concludere la conferenza con queste applicazioni. Quello che le applicazioni che ha fatto Glimaldi in questi minuti qua che ho è passare per voi, è che noi possiamo tenere queste applicazioni. Come vivrò, come mi comporterò, come sarà il mio atteggiamento dopo la conferenza, come sarà la nostra, tanti dicono come sarà la nostra attitudine dopo la pandemia. C'è sempre un'aspettativa, ma io vi dico, fratelli, che noi abbiamo un'aspettativa che riguarda il regno dei cieli e ci stiamo preparando per entrare nel regno. Perciò il Signore sta parlando abbondantemente
volevo già applicare la parola. Il fratello Grimaldi ci ha fatto vedere Isaia 6. Isaia 6 c'è una chiamata. E lì salta fuori il serafino. Isaia ha visto un serafino con sei ali. In Ezechiele mostrano le creature viventi con le quattro ali. Ci sono anche i cherubini con quattro ali. Dopo chiede al fratello Alexandre spiegare cosa sono gli esseri viventi, cosa sono le ali. E queste ali sono un mistero, perché sono collegate. Quando proseguivano avanti, in avanti, l'avanti era di tutti. Poteva essere nord, sud, est, ovest, qualsiasi direzione che loro andavano, andavano sempre in avanti. Ma i cherubini ha a che fare con la gloria di Dio. Ma oggi mettiamo la nostra attenzione ai serafini, perché parla della giustizia e della santità. E la santità proviene dal fuoco. Il fuoco, fratelli, possiamo immaginare che ha tre caratteristiche. Il fuoco serve per illuminare. In passato il fuoco era utilizzato come illuminazione. Anche il fuoco è utilizzato come fonte di calore. E alla fine la Bibbia dice che usa questo fuoco, come ha fatto i serafini, come un potere per guarire, per eliminare i batteri, per eliminare le impurità, per eliminare i peccati. Perciò il fuoco ha queste tre caratteristiche. E partendo da Isaia, il fratello Grimaldi ha fatto vedere che quando lui ha visto questa scena, lui ha detto, guai a me. Veramente quando vediamo la scena di quello che Dio vuole fare, il suo proposito, la sua volontà, e viene come un fuoco, diciamo, e adesso? Ma grazie al Signore che questo serafino viene e tocca la nostra bocca, tocca le nostre labbra, per rendere le nostre labbra pure. Grazie a Dio, fratelli. La parola che sta arrivando a noi viene come il fuoco, e questo fuoco è per purificarci. Ma io volevo farvi vedere, in questo tempo, applicare questa parola del fuoco, che noi abbiamo visto che questo fuoco che proviene dal cielo è il risultato di un fulmine che è diventato un lampo, e quando arriva alla terra è fuoco. Noi sappiamo che chi è venuto alla terra è il nostro Signore Gesù. Allora voglio prendere un esempio del Vecchio Testamento, che è Mosè, che la sua vita e la sua storia ha a che fare con il fuoco in questa terra. Io non parlerò quello che Grimaldi ha già detto, che infatti stiamo vivendo l'era dell'Apocalisse, e in questa era lui ha visto sette lampade. Anche fratello Alexandre e Tari che hanno rafforzato riguardo a queste lampade di fuoco, che sono i sette spiriti di Dio che sono per tutta la terra. Signor Gesù, che questo fuoco, fratelli, che è arrivato a noi, è lo stesso Cristo, lo stesso Gesù, perché nei cieli era impossibile arrivarci. Il Grimaldi ha detto un fulmine cadere nella tua testa, però è meglio che cada il fuoco per illuminarci, per purificarci. Vediamo un brano in Esodo 3. I fratelli hanno parlato di questo nei messaggi precedenti. Esodo 3:1 dice: Mosè pascolava il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto, giunse alla montagna di Dio, Horeb. Volevo fermarmi
in questo primo versetto. La maggior parte di voi conoscete la storia di Mosè, che lui è stato separato, fin dalla sua nascita è stato protetto da Dio, dopo è stato tolto dalle acque, dalla figlia di Faraone, ha vissuto tra gli egiziani, insieme alla sua madre, che gli ha fatto vedere la sua origine, e lui non si è dimenticato dalla sua origine. Nonostante abbia conosciuto tutte le scienze e cultura dell'Egitto, con questo incoraggio anche i giovani che devono conoscere tutta la scienza, tutta la conoscenza, ma non dimenticare mai l'origine, perché tu sei popolo di Dio. Non so quanto tempo, se sono stati 5, 3 o 7 anni che la madre di Mosè ha avuto l'opportunità, perciò è anche importante le sorelle madri che abbiano cura di questo periodo della vita dei vostri figli, l'infanzia, e mettere in ognuno di loro, infondere in loro che loro sono parte dei figli di Dio. Mosè ha conosciuto questo e quando aveva 40 anni era consapevole di questo. Lui aveva vigore, potere, era bello carico per fare tante cose, ma il massimo che lui è riuscito, quando tu hai fiducia in te stesso, il massimo che riesci a fare è commettere un omicidio. Tu pensi che nessuno abbia visto, ma tutti hanno visto. E cosa è successo con Mosè? È fuggito. Una persona formata, con tutta la scienza, con tutta la cultura, è fuggito al deserto. Forse è arrivato al deserto, si preoccupava ancora. Ah, io sono il popolo di Dio. E cosa sto facendo qui? 2 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni. Il fratello Dong raccontava sempre che dopo 40 anni, prendendosi cura delle gregge, le gregge non erano neanche sue. In 40 anni non è riuscito neanche a avere le sue proprie gregge. Quindi nunca abbi in mente che tu sei coraggioso o potente, ma Dio non si dimentica. Tu puoi anche dimenticare il proposito della tua chiamata. Magari arriviamo in Europa, adesso farò tante cose, ci penso io, non sapete chi sono io, faccio questo, faccio quello, ma nel momento si fa come Mosè, che è fuggito al deserto e per avere cura delle gregge. Ma il Signore non si dimentica mai di te. Questo stesso Dio che ha lasciato Mosè 40 anni, io non so quanti anni tu stai prendendoti cura delle gregge, ma io ti dico che c'è il versetto 2 nella tua vita. Esodo 3, versetto 2 dice: l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Questo pruno è come una pianta piena di spini. Nel deserto ci sono tante piante come queste. E si prendeva fuoco, ma in questo momento, quando è venuto il fuoco e ha utilizzato il pruno non come combustibile. Sappiamo che questo pruno siamo io e te.
E quello che mi attira l'attenzione è che il fuoco è arrivato, il fuoco bruciava, ma il pruno non si consumava. E Mosè ha detto, vado lì a vedere che tu in questi giorni, fratelli, in mezzo a tante parole che abbiamo, che stai ascoltando, il miracolo sta accadendo. Siamo in mezzo a una pandemia. Io spero che siamo già alla fine, almeno, per in... ma poco importa. Quello che importa è che esiste un fuoco e questo fuoco è in te, che ti brucia ma non ti distrugge. Questo è mettere fuoco sulla terra. Continua il versetto dicendo, il versetto 4, il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse, Mosè, Mosè. Ed egli rispose. È questo che Dio sta facendo. Io sento, fratelli, in questo momento, 2021, primavera 2021, Dio ha una chiamata speciale per tutti in Europa. Lui sta chiamando il tuo nome. Lui sta, ti sta chiamando in mezzo al fuoco. Non più con la freddezza del cuore, con l'apatia. Non quello con il cuore intorpidito, ma riscattando il fuoco dello Spirito Santo. Che Dio possa chiamare te in questo momento, fratelli. Ma tu dici, ma adesso, dopo 40 anni, adesso che sono già stabilito qui, ho la moglie e i figli, ma in questo momento io non so qual è la tua situazione, dove sei, io so solo che Dio, in mezzo al fuoco, chiama te. La prima situazione che volevo svegliare è che Dio sta facendo una chiamata dal mezzo dal fuoco, una chiamata individuale. E così ci fa vedere che lui viene, il versetto 10, dopo potete leggere la sequenza con cura, ma nel versetto 10, or dunque va, io ti mando dal faraone perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Ma qualcuno può domandare, ma chi? E Mosè ha un dubbio, ma Signore, come crederanno? E il Signore si fa vedere a lui nel versetto 14 dicendo, io sono colui che sono. Poi disse, dirai così al figlio di Israele, l'io sono mi ha mandato da voi. Fratelli, tu pensi che sia possibile predicare il Vangelo in Europa? Secondo te è possibile svegliare le persone? Liberarle della schiavitù che Faraone ha imposto? Per te è impossibile, ma ricordati che colui che è in mezzo al pruno con fuoco sta dicendo che io sono, lui è, il Signore è il potente, l'io sono, è quello che chiama e che invia. Non sono noi fratelli che siamo davanti, ma l'io sono deve apparire a te. A me piace tanto questo versetto, capitolo 5:1. Così dice il Signore, Esodo 5:1. Dopo questo, è così dice il Signore. Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. Dobbiamo celebrare una festa. Non possiamo lamentarci, non piangere, tristezza, ma festa, fare festa. Signor Gesù, e la nostra festa, fratelli, è piena di fuoco, piena dello Spirito Santo. Ma la chiamata, fratelli, questo fuoco non è solo individuale.
Volevo fare queste precisazioni. Prima il fuoco per la chiamata è individuale, ma per la conduzione è collettivo, come abbiamo visto, come possiamo vedere in Esodo 13. Signor Gesù, Esodo 13, versetto 21. Quando il popolo è uscito, dice, il Signore andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola, per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco, per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Fratelli, il fuoco qui ci dà direzione. Se tu inizi a stare freddo, tu perdi la direzione. Se perdi il fuoco, quando dice, quando si spegne il fuoco in te, tu non sai più dove andare. Se tu non sai dove andare, qualsiasi strada va bene, ma noi sappiamo dove andiamo, perché durante il giorno c'è una nuvola che ci guida e durante la notte c'è una colonna di fuoco che illumina. Continuate insieme al popolo di Dio, insieme con i fratelli. E alla fine, fratelli, in questa esperienza di Mosè, c'è l'esperienza che è importante nella sua vita, è Esodo 19. È praticamente la stessa situazione di Giovanni che ha passato in Apocalisse 4, quando lui ha visto qui che è stato preso, quando ha aperto una porta, Giovanni ha visto un trono di Dio, qua in Esodo 19, è come se Mosè fosse stato preso, Esodo 19, versetto 16. Nel terzo giorno, come mattino, ci furono tuoni, lampi, una fitta nuvola sul monte e si udì un fortissimo suono di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento tremò. Versetto 18. Il monte Sinai era tutto fumante, perché il Signore vi era disceso in mezzo al fuoco. Oh, Signor Gesù! Fratelli, che questa sia la nostra esperienza. Qui è il momento sublime, dove non solo quello che sta succedendo a noi oggi, non solo una chiamata personale, non solo una direzione e la cura protettiva di Dio, ma oggi Dio sta rivelando i suoi misteri, rivelando la sua economia. Per Mosè era l'economia del Vecchio Testamento. Il Signore ha chiamato Mosè e ha avuto un'intima comunione con lui e in quello luogo c'erano tuoni, fuoco, voci, fumo, ma perché Dio era lì. Dove è Dio? Nel fuoco. È caldo. E lì c'è la rivelazione. Le parole che stai ricevendo, che io sto ricevendo, sono parole... Il tempo sta passando. Sono parole profetiche, ma queste parole ci aiutano a bruciare per il Signore. E questo ci porta a amare e predicare il Vangelo. In questo momento volevo fare questa applicazione. Mosè è stato chiamato. Per cosa? Prima per avere un incontro con Dio. E Dio dopo gli ha dato una missione. E la missione è riscattare il popolo dalla tirannia di Faraone. E più di questo, oltre a riscattare, dobbiamo uscire, dobbiamo andare verso le persone, liberare le persone che sono sotto la cattività. Vivere per il Signore è una festa, anche se camminiamo nel deserto. Alla fine, tu ricevi tutta la rivelazione del proposito di Dio. Il proposito di Dio per la sua vita e alla fine regnare con il Signore. Io volevo incoraggiarvi, non scoraggiarti, fratelli. Quello che Dio ha confidato nelle tue mani è molto più grande di
qualsiasi persona possa avere. Il secondo esempio che volevo portare è l'esempio dell'Apostolo Paolo. In questi momenti finali, questi 10 minuti che ho, volevo farvi vedere che Paolo anche ha avuto questa esperienza, oltre anche a Giovanni. Ma Paolo ha detto che è stato rapito. Seconda Corinzi 12. De 2 a 4, fala: Eu conheço homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo. Seconda Corinzi 12, 2. Conosco uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo, non so, se fu senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. Fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Anche Paolo ha avuto la rivelazione dai cieli. Quando Tarik ha condiviso e ha dato l'esempio di Paolo all'inizio della sua vita, in Atti 9, Tarik ha detto che è caduto un fulmine su Paolo. Gli dice che c'è stata una luce molto forte. Atti 9, una luce più forte del sole. E ha parlato con Paolo. Ma Paolo, tutta la sua vita è stata controllata da questo fuoco che era in lui. Lui poteva predicare il Vangelo, uscire a parlare alle persone, ad annunciare questo fuoco ovunque si trovasse. E dopo ha continuato. Tarik è avanzato un po' di più. Volevo commentare velocemente Atti 16. L'esperienza di Paolo con il carceriere. Grimaldi vem da origem da polícia, mas ele era mais bem educado. Não era desse tipo aqui que eu acho que direitos humanos não se falava 2000 anos atrás, entendeu? Ele não foi com aquela finese, né? Fala, Paulo, né? Segundo me, il custode del carcere non fosse una persona raffinata, una persona ben educata. Secondo me non è così. Atos 22, 23, quando a guarda, os romanos pegam Paulo, quando então, e esse carcereiro, né? Esse carcereiro prendeu a Paulo. Prendeu Paulo e Silas, nós sabemos. Il carceriere ha imprigionato Paolo. E io mi sono chiesto, Paolo era dentro la prigione a un certo punto c'è stato un terremoto, voi sapete, lui era messo con i piedi legato a dei ceppi, dopo il terremoto le catene si sono aperte e il carceriere voleva suicidarsi. A volte, fratelli, voi pensate che siete in una situazione peggiore. Ah, il mio capo, il mio responsabile ha una vita bella, ha una bella macchina. E io qui, che ho una macchina vecchia o con il trasporto pubblico. Ma fratelli, quando viene una tribolazione, le persone non hanno luce per decidere cosa fare.
La prima cosa che pensano è suicidarsi. Oh, Signor Gesù, stiamo qua passando per la pandemia. Quante persone attorno a te non hanno avuto questo pensiero? Perché? Perché non sanno cosa succederà. Funzionerà il vaccino? Finirà questo virus? Potrò riavere la mia vita? Ma in quel momento, chi aveva la luce? È strano, il prigioniere aveva la luce, il prigioniero è riuscito a vedere quello che il carceriere doveva fare, ma la luce non era fuori, la luce era dentro. Fratelli, che tu in Europa, ovunque sia, che tu puoi immaginare, ah, sono in sofferenza, sono impossibilitato, io non posso fare niente, fratello. Tu hai la luce e tu puoi vedere la situazione delle persone. E questa è stata l'attitudine di Paolo. Ma qui lui è uscito. Ma io volevo ancora spendere i minuti finali facendoti vedere qual è stata la fine della vita di Paolo. Lui è andato a Gerusalemme, è stato imprigionato, è stato picchiato. È rimasto lì 2 anni. È rimasto 2 anni in Cesarea. E cosa è rimasto a fare a Cesarea? Si lamentando? Oh, perché sono qui? Non è stato così. Perché lui aveva il fuoco in sé. Ha avuto chance di andare dal Sinedrio. E lui andava dal Sinedrio a parlare della risurrezione. È stato picchiato? Sì, ma ha avuto la chance di parlare con il capitano, con i governatori, e lui andava e parlava. Appena aveva un'opportunità, lui aveva questo fuoco dentro di lui. Volevo lasciarvi questo esempio. Ah, io posso solo parlare dell'Evangelo quando sarà bella la mia vita, quando il mio conto corrente sarà altissimo, quando sarà nella tranquillità, nel comfort. Non è così. Quando c'è il fuoco, non importa dove sei. Paolo ha parlato anche persino al re, e questa era la missione di uno inviato. Lui ha detto al re Agrippa che lui non è stato disobbediente alla visione celeste. Lui ha ricevuto la luce e fino alla fine, non importa la situazione, è questo che voglio svegliare in ogni fratello e ogni sorella. Dobbiamo ricordarci dei fratelli che non sono qui, che non riescono a guardare neanche le riunioni online. Forse hanno difficoltà, ma tu e io stiamo ascoltando. Dobbiamo aiutare i nostri fratelli. Dobbiamo svegliare quelle persone che non conoscono il Signore. Oh, Signore Gesù, ma dopo questa testimonianza, la sua vita è migliorata? Lui è andato a Roma. E nel viaggio lui... Il barco è naufragato, era complicato andare insieme a Paolo. Dopo la vipera gli ha morso, l'ha punto le mani. Ma lui, nonostante tutte queste cose, non ha smesso di predicare il Vangelo. E a Roma ha avuto la prigione domiciliare. E lì ha potuto non solo aver cura dalla Chiesa a Roma, ma anche a parlare il Vangelo e finire il libro di Atti, che era nella casa che aveva preso in affitto, parlando del regno di Dio. Ma Atti non è finito, perché continua con me e con te. E anche la vita di Paolo non era finita. Dopo questi 2 anni, lui ha predicato alle guardie. Chiunque si avvicinasse, lui parlava. È arrivato Onesimo, lo schiavo, fuggiasco, e Paolo ha predicato anche a lui.
ha avuto tempo di scrivere le epistole, ha sopportato, ha dato supporto alle chiese. Dobbiamo dare supporto alle chiese predicando il Vangelo. Ma il tempo della prigione domiciliare è finita e Paolo ha avuto opportunità di fare qualcosa. Cosa lui ha fatto? Ha fatto delle ferie? Ah, io, dopo questa pandemia io andrò da qualche parte, andrò da una spiaggia, andrò in Algarve, a Portimano. No, fratelli. Paolo è andato a visitare le chiese. Fratelli, sta arrivando la ora di uscire. Se tu non puoi viaggiare ancora, magari tu puoi andare a casa di un fratello. Magari puoi fare riunione con due, con quattro, con sei persone. Fratelli, questo è il sentimento dell'apostolo a causa del Vangelo. E alla fine, fratelli, per finire, vediamo gli ultimi momenti della vita di Paolo e Timoteo. Gli ultimi due minuti. Signore Gesù, quando parla della sequenza del fuoco, tuoni, lampi, quella sequenza che amiamo tanto, quando dice, quanto a me, secondo Timoteo 4, secondo Timoteo 4, 6 a 8. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservato la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Fratelli, questa è la missione di uno che è elettrizzato, che ha ricevuto l'energia dall'altro, dall'alto, è di uno che sta bruciando. E qua lui ha detto a Timoteo di predicare la parola, di compiere il ministero di evangelista. Ma lui dice anche, Timoteo, volevo dirti due parole. Cerca ter comigo depressa. Jovens, né? Que Deus possa venite in fretta da me, giovani, che voi velocemente possano reagire alla parola e stare insieme alle parole dell'apostolo, praticando questa parola. Ma non venite da soli. Prendi con sé Marco. Volevo parlare una parola su di Marco. Forse alcuni di voi, fratelli, hanno servito all'inizio. Magari sono stati offesi. Paolo stesso ha detto, io non voglio più Marcos, Giovanni Marcos, perché nella prima prova che è passato è andato via. Ma adesso Paolo dice, lui mi è utile. Paolo si è pentito. E tu, giovane, che magari sei stato offeso per qualche fratello, sei disposto a tornare e servire insieme con gli stessi fratelli? È questo che volevo lasciare. Dobbiamo alzarci, aprire il nostro cuore per lavorare insieme, per volare insieme, non apparendo troppo, ma coprendo con le ali. Grimaldi ha letto, per questa ragione, ti prego, ti scongiuro di ravvivare il fuoco che è in te, il fuoco del dono che è in te. Una persona che una persona, Paolo era preoccupato per le persone,
che loro avessero lo spirito ravvivato. Ora è tempo di fare sì che il fuoco aumenti. Andiamo insieme a fare con che questa torcia possa bruciare, perché Dio non ci ha dato spirito, uno spirito debole. Se il Signore, se Dio ci sta chiamando per uscire nel comportamento dinamico, usciamo. Se Dio ti ha chiamato per predicare il Vangelo, predichi. Se Dio ti sta chiamando per i servizi nella Chiesa, anche per servire ai bambini, prendetevi cura del servizio, ma non con uno spirito debole, non con uno spirito di stare tutto il tempo sul divano, perché il Signore ci sta dando uno spirito di amore, potenza e moderazione. La moderazione è l'equilibrio. Dobbiamo avere tanta potenza, ma anche tanto amore verso gli altri. Che il fuoco possa bruciare in tutti i paesi d'Europa. Che tu sia incentivato, ovunque vada, a predicare il Vangelo. Che sia opportuno o meno. Se Dio ti ha chiamato per fare il colportaggio dinamico, vai. Se Dio ti ha chiamato per lavorare, vai. Continua a predicare il Vangelo. Tu hai i tuoi amici, i tuoi colleghi di lavoro. Se Dio ti ha chiamato, a prescindere dal servizio che fai, stia bruciando per il Signore. Incoraggia anche gli altri a bruciare. Questa è la mia porzione. Qui in Brasile sono 7:33 dal mattino e adesso passo la parola al fratello Josman, che il Signore possa bruciare e benedirvi. Quando Mosè ha detto al popolo, è arrivata la Pasqua, il giorno del giudizio, dobbiamo mangiare l'agnello. Ma come? Con i calzari sui piedi, le cinture allacciate, non con... Dobbiamo alimentarci e anche preparati per uscire. Ci stiamo preparando per incontrare con il Signore. Gesù è il Signore.